Un giorno stavo riflettendo su qual è la cosa in assoluto che trovo meno attraente in queste ultime settimane, andata a crescere questa polemica attorno all'NBA, ma che si sviluppa un po' da tempo. Meglio il basket anni 80, 90, quello di adesso, 2000. La trovo veramente poco attraente perché è una questione soprattutto di esposizione. È difficile paragonare, nel senso, adesso noi possiamo persino guardare le amichevoli estive, ma quando siamo stati giovani negli anni 80 noi potevamo vedere pochissime NBA. Quel poco che potevamo vedere era una partita selezionata alla settimana, che di solito erano partite di cartello. Non abbiamo la più pallida idea di cosa volesse dire una delle 82 partite fatte fra due delle peggiori squadre dell'NBA. Noi si vedeva la maggior parte delle volte i Lakers, i Celtics, tante volte che giocavano, le facevano vedere, spesso che giocavano fra di loro, si vedevano i playoff, si vedevano le finali, ma di quello che era una vera, regular season NBA ai livelli medio-bassi non abbiamo contezza. Allora adesso magari vediamo partite con poco impegno, poca difesa, con punteggi molto alti e scarti molto, molto profondi fra le squadre, senza tener conto che è un campionato fatto su ritmi serratissimi. Magari c'è una squadra che gioca tre partite in 5, 4-5 giorni. E viaggiando da una costa all'altra, dobbiamo tener conto di questo quando guardiamo una partita NBA. Gli europei sono abituati a giocare una partita, massimo due a settimana, e già se dovesse crescere questo impegno non ce la farebbero. Infatti il primo scoglio che incontrano i giocatori europei andando a giocare in NBA è la differenza dei ritmi e del numero di partite da sostenere. È proprio una questione fisica, mentale. Quindi il fatto che noi vediamo partite brutte adesso, più brutte adesso rispetto a un tempo, è perché vediamo più partite, sono sicuro che c'è tanti scempi c'erano anche allora. Devo dire che personalmente ho amato molto il basket degli anni 80, ma perché mi sentivo probabilmente io molto coinvolto, perché ero un grande tifoso dei Lakers. Magic Johnson è sempre stato il mio giocatore di basket preferito in assoluto, e quindi li ho amati molto, ma c'è da dire che i Lakers erano fondamentalmente una squadra molto moderna, molto veloce, molto atletica, si staccavano un po' da quello che era il basket realmente degli anni 80, che era un basket, soprattutto quello della costa est, più lento, più ragionato, più fisico. Devo dire che non ho amato per niente il basket degli anni 90, non ho amato il basket degli anni 90 non per la dominazione di Jordan sulla Lega, che è una cosa che ci può stare, non l'ho amato per la fisicità, proprio per il motivo per cui tanti lo amano. Io non amavo quella fisicità fatta soprattutto di arroganza fisica, di violenza. Non mi piaceva guardare giocare i Knicks, non mi piaceva guardare i Knicks di Anthony Mason, Charles Oakley, pur amando un personaggio come Larry Johnson, per esempio. Non amavo Starks, non amavo Ewing, non amavo gli Heat. Non mi piaceva quel basket. A me piace un basket più tecnico, veloce, e quindi tutto sommato rispetto agli anni 90 preferisco il basket di oggi con tutti i suoi limiti. Quello che è naturalmente, secondo me, è innegabile è la crescita fisica e tecnica dei giocatori di oggi. Certo, c'erano anche allora gli atleti, certo, adesso per esempio sono molto tollerati i palleggi accompagnati, quindi sembra che ci sia,
fondamentalmente un ball handling assolutamente superiore. In realtà c'è quello che voi, che le persone dovrebbero considerare, è considerare non i picchi, cioè adesso di giocatori con la strapotenza fisica che aveva, che so, Michael Jordan, che era un alieno ai tempi fisicamente, adesso è il prototipo, quello di Michael, il fisico di Michael Jordan è il prototipo della guardia ala atletica di colore degli Stati Uniti. Ce n'è veramente tanti, ci sono tanti ball handler, i giocatori sono più alti e più skillati, ma è l'evoluzione umana, l'uomo si evolve, sono giocatori e quindi migliora fisicamente, migliora tecnicamente, è come dire, è come fare un paragone fra Bolt e Jesse Owens. Probabilmente Jesse Owens riportato nel mondo d'oggi avrebbe avuto i tempi e la competitività di Usain Bolt. Naturalmente, invece, traguardandoli attraverso il loro tempo, che il tempo è fatto anche di conoscenze di alimentazione, di allenamenti, di materiali, di tutto, c'è quasi mezzo secondo fra Usain Bolt e Jesse Owens. Questo non vuol dire che Usain Bolt sia così superiore a Jesse Owens, vuol dire che i tempi cambiano e quello che si può raffrontare è la dominazione di Usain Bolt adesso con la dominazione di Jesse Owens al tempo, negli anni 30, che è assolutamente comparabile. Per questo, poiché è difficile dire i giocatori negli anni 80 erano migliori, 90 erano migliori, oggi sono migliori. Quello che credo fondamentalmente io è che un giocatore di alto livello, per le sue caratteristiche, sia di talento sia mentali, che lo portano a essere un competitore, una persona che si porta al miglioramento costante, penso che un giocatore di alto livello oggi sarebbe stato un giocatore di alto livello in ogni epoca del basket, così come penso che un giocatore di alto livello nel basket, di ogni altra epoca nel basket, sarebbe emerso anche nei giorni odierni. Quindi lo sport non è fatto di assoluti, è fatto di momenti, di storie, e il talento è talento, è talento sempre. Le capacità mentali sono capacità mentali, e sempre il quoziente intellettivo di un giocatore, la sua intelligenza, il suo capire il gioco è qualcosa che prescinde dal tempo. È lo sport che cambia. Se noi guardiamo una partita di basket adesso, è proprio un altro sport rispetto a una partita di basket di anche solo 20 anni fa. La difesa adesso, che tutti incriminano nel basket, è messa veramente sotto pressione, è veramente difficile. Quando si gioca un pick and roll alto con un grande penetratore, tre giocatori molto molto larghi, tanto spazio, l'impossibilità di occupare il centro dell'area da parte di un lungo, ma anche sia nel regolamento ma anche tatticamente, perché un centro stazionario a protezione del ferro vuol dire un tiro da 3 punti dagli angoli gratis quasi sempre. Siamo arrivati in quella fase, mi fa pensare un po' ai conflitti, alle guerre. Nella prima guerra mondiale l'introduzione delle mitragliatrici, per esempio, la tecnologia difensiva, le trincee rendevano la difesa molto molto più efficace, e quindi per fare un attacco ci voleva una superiorità di uomini schiacciante, e spesso non bastava. Per esempio nella seconda guerra mondiale le capacità offensive invece avevano
enormemente superato in termini di mezzi meccanizzati, di aviazione, le capacità difensive. Sono fasi della storia. Negli anni 90 e negli anni 2000 c'è stato un momento in cui le difese, vuoi un po' per il metro arbitrale, vuoi per le tattiche, per i regolamenti, hanno avuto la meglio. Infatti ci sono stati il minimo storico di punteggi segnati per squadra nella storia dell'NBA, mentre adesso si sta ritornando verso i massimi, ma proprio perché si adegua lo sport, si adegua le tattiche, si adeguano gli studi tattici, cambia la fisionomia fisica dei giocatori e cambia i loro istinti atletici e le loro capacità tecniche, quindi è molto difficile fare un raffronto. Ultimamente KD ha detto che lui è sicuramente un giocatore molto superiore a Larry Bird. Se ne prendiamo con una questione fisica, tecnica, ci può stare, di skills, proprio è un'evoluzione umana quella di Kevin Durant. Questo non vuol dire essere sicuramente migliore, perché probabilmente Larry Bird nel suo tempo è stato un giocatore più decisivo di quello che è Kevin Durant adesso. Quindi il concetto di migliore è molto relativo, molto aleatorio. Questa gara di chi era il migliore su chi sia il migliore di sempre è anche questa molto poco affascinante, come quella di quando si è giocato il basket migliore. I tempi cambiano, gli sport cambiano, si evolvono. Pelé non gioca lo stesso calcio che gioca Messi o Cristiano Ronaldo. Mark Spitz non faceva lo stesso sport di Michael Phelps. Jesse Owens non faceva lo stesso sport di Usain Bolt. Larry Bird non fa lo stesso sport, non faceva lo stesso sport che fa Kevin Durant oggi. Ma sono certo che nel basket moderno Larry Bird sarebbe stato un'eccellenza, esattamente come Kevin Durant sarebbe stato un'eccellenza negli anni 80. Non ho dubbi su questo.